Eh sì, è un peccato per diciamo, gli ultimi due set, che avevamo anche la possibilità e il chance, però è così, la pallavolo è così, poi la Trentino è sempre una squadra molto forte in cui giocare qui dentro so bene che è molto difficile e quindi possono cambiare a qualsiasi momento la partita. Diciamo che sono spiaciuto per il risultato ovviamente, però ho visto buone cose dopo il secondo set della nostra squadra e quindi penso che abbiamo tanti margini di poter migliorare tante cose nella nostra squadra e quindi stiamo appena cominciando, la strada è ancora molto lunga, però ho visto buone cose. Cioè, secondo me c'è anche il fatto in cui siamo una squadra molto giovane e quindi questo alla fine del set pesa, sono esperienze che devono veramente vivere per poter portare indietro questi momenti e saper gestire bene questi momenti anche, e quindi anche un ruolo mio in questa squadra di poter lavorare con questi giovani, poter magari dare una mano in questi momenti, in poter farli vedere alcuni momenti prima che potessero arrivare e succedere, quindi penso che siamo nella strada giusta. Quello che è capitato stasera qui secondo me è normale per queste squadre, quindi abbiamo tanto da lavorare e lavoreremo tanto per fare un bel campionato. Questo è verissimo. Poi quando ho saputo, quando ho saputo che era la prima partita contro Trento, ero già emozionato. E quindi sono arrivato qui, ho visto tanti amici, tanti tifosi da tanti anni, tante emozioni insieme. Quindi mi è venuto proprio a pelle d'oca così, che subito tanti ricordi in testa. È veramente un piacere essere qua. È come se fossi di nuovo a casa, quindi è un enorme piacere essere qui. Sì, è vero. Cioè, diciamo che in Italia ho potuto vivere tutti i sogni, diciamo, da giocatore e vincere tutto quello che sognavo. E quindi avevo anche capito che era il momento di dare una mano anche alla pallavolo brasiliana, nel senso di poter tornare in Brasile, poter dare una mano nel campionato. E quindi è vero che sono rimasto un po' più di anni di quello che immaginavo, di quello che avevo in testa. Però è stato bello e devo dire la verità, anche non immaginavo di poter tornare in Italia poi con 42 anni. E quindi è arrivato questa possibilità, questa chance, quindi non ho pensato neanche per poter decidere con la mia famiglia di poter venire in Italia e quindi è davvero un gran piacere essere qui. Sono tantissimi bei ricordi, però uno che rimane sempre, che è una cosa fantastica, è stata la Champions League a Bolzano, quella per me davanti a tutti i tifosi. C'è tante persone al palazzetto, vincere in quell'occasione lì è stato veramente bellissimo. Anche belle partite, è una squadra che è rimasta veramente nel cuore di tutti noi, tutti i tifosi, quindi per me è quella l'emozione più bella. Esatto, ma quello è il bello della pallavolo anche, no? Quello, diciamo, quelle sconfitte ci caricavano ancora di più per poter e fare meglio nelle prossime partite, nei prossimi tornei, queste cose. Quindi, però posso dire che poche squadre del mondo hanno fatto quello che abbiamo fatto qui a Trento in quel ciclo così veloce, diciamo, tra virgolette. Quindi sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa storia trentina. Secondo me anche per il discorso italiani, c'è da dire anche che Luca Spirito è un grande pareggiatore, una persona incredibile e che sta crescendo tanto come pareggiatore ancora, no? È già un forte pareggiatore, ma secondo me diventerà ancora più forte, quindi sono molto contento di poter dare una mano anche a lui, di poter aiutarlo, però il ruolo di titolare è il suo, io ho un altro ruolo e sarò sempre pronto per giocare ovviamente, però è lui quello che deve giocare. Ma questo sicuramente, cioè adesso che sono in Italia sono già felice, poi qui è sempre un piacere.